parlamentari del suo programma politico e se dovesse essere eletto quale sarà la sua prima battaglia in ordine cronologico? In ordine cronologico. Chiediamo ai candidati al sindaco di essere un po' più brevi perché le domande sono tante. E... quali sono i punti fondamentali del suo programma politico e se dovesse essere eletto, quale sarà la sua prima battaglia in ordine cronologico? Certo abbiamo un bel programma che non possiamo certamente stasera enunciare tutti i punti del nostro programma, ma almeno alcuni punti li voglio enunciare e portare a conoscenza degli amici qui presenti. Niente, la prima cosa per me, la cosa più importante in questo momento è la valorizzazione dell'ente parco nazionale del Vesuvio, e perché è lì che noi abbiamo la possibilità di accedere a finanziamenti, è lì che noi possiamo veramente valorizzare questa parte importante che va al di sopra della 268, che è l'ente parco nazionale del Vesuvio. Io a proposito di questo vorrei chiedere agli amici che negli ultimi 5 anni hanno amministrato, quali finanziamenti ha avuto questo paese rispetto all'ente parco nazionale del Vesuvio? Voi sapete che è una grande risorsa, una risorsa che può togliere dalla strada molti giovani, che può far assumere molti giovani. Io ho fatto fare uno studio di prefattibilità che ho qui con me proprio per ciò che riguarda l'ente parco e posso garantirvi che è una risorsa immensa, una risorsa dove se viene sviluppata e se questo progetto viene seguito come io credo di seguirlo fino alla fine e credo di poter accedere a finanziamenti, perché se si vuole si può e non si deve dire che è stato tentato e non si è riuscito, perché non c'è stato neanche alcun tentativo. E allora con questa politica, con questa progettualità, con questo studio di prefattibilità che io ho qui con me, noi possiamo dare ad Ottaviano una parte del nostro territorio che può avere strutture ricettizie, può portare uno sviluppo in termini turistico alberghiero, ma ancora di più, e io l'ho detto in questo mio progetto, può assumere una 30 di giovani, tra cui 15 giovani a tempo determinato e 15 giovani a tempo indeterminato. È questo che noi dobbiamo fare, dobbiamo lavorare per i nostri giovani, perché se ci guardiamo intorno è veramente una cosa che ti fa stare male. Io molte volte, passeggiando per il nostro paese, perché è quello che io faccio, io viaggio tra i giovani, vedo giovani che non hanno lavoro, giovani che mi dicono non possiamo neppure avere contatti con questa amministrazione. Io lo devo dire Mario, poi perdonami, mi dirai al contrario, e allora è questo che io non voglio. Se dovesse succedere che Giovanni D'Ambrosio sarà sindaco di questo paese, il mio primo intervento è a monte, è perché è qui a monte che noi secondo me possiamo dare qualcosa in termini di strutturali ma anche in termini occupazionali. Grazie.